I simboli più caratteristici di Trieste riprodotti con i mattoncini Lego. E chiaramente questo è l'obiettivo dell'appassionato triestino Diego Mozzina, che dopo la riproduzione del tram di Opicina ha dato vita al decimo topolino di Barcola. Dettagli ideati con cura e pure un pizzico di ironia, con un riferimento chiave allo sport tipico della Riviera Nostrana, il tuffo a clanfa. È un inno un po' alla clanfa, è anche la prima vera accademia della clanfa, e quindi ho pensato di ricrearla con i mattoncini e di far vedere cosa succede anche sotto acqua. Non facile però riprodurlo, perché si vede sotto e poi lo schizzo. Sì, bisognava pensarci un po', quindi bisognava creare il fondale marino, bisognava pensare un po' a come sviluppare lo schizzo, perché ha una sua idrodinamica e quindi un po' di fantasia, dai, insomma. Tra i personaggi presenti nella riproduzione ci sono pure i volti noti dei cartoon, come Nonno Simpson, che nell'intenzione dell'autore riprodurrebbe un pensionato che strizza l'occhio alle mule in bikini, sino agli eroi della saga Star Wars come Boba Fett, ma il nome più indicato per un personaggio in salsa nostrana è pure Darth Vader, impegnato in una clanfa, mentre il maestro Yoda si gode la tintarella sulle terrazze. Tutti i mattoncini ordinati ad hoc, 3.400 in tutto per 2 mesi di lavoro. I topolini in Lego saranno visibili al pubblico sabato 28 luglio allo stabilimento balneare Ausonia in occasione dell'Olimpiade delle Clanfe.